Certo, grazie a tutti della presenza. Possiamo iniziare questo webinar sulla fiscalità nel trading, quindi sia per i CFD che per tutti gli strumenti finanziari, incluso il Forex. Questa sera con noi Fabio Pauselli, dottore commercialista, quindi approfittiamo della sua presenza per fare tutte le domande che abbiamo sulla fiscalità e andremo proprio ad approfondire alcuni concetti molto importanti, come ad esempio la differenza tra regime amministrato e dichiarativo, quali possono essere i vantaggi di un regime o dell'altro, vantaggi o svantaggi, e tutto quello che concerne proprio l'aspetto fiscale nel trading. Vai pure Fabio, illustraci. Buonasera, ciao Stefano, tutto quanto. Buonasera a tutti. Sì, io già mi ho presentato, io sono un dottore commercialista, diciamo indipendente, nel senso che esercito la libera professione qui a Roma. Vedo che hai scritto anche un ebook sull'argomento. Sì, sì, ho scritto, diciamo, ormai si chiama la quarta edizione, che è partito dal 2010, da quando è uscita una delle prime risoluzioni sulla questione inerente al fatto se il Forex fosse o meno tassabile. Quindi poi c'è stato tutto un excursus normativo e amministrativo a livello di risoluzioni. E in più adesso attualmente poi collaboro anche con Giuseppe, con Private Trading Europe, insomma, dove lui fornisce l'attività di startup nell'ambito del trading. E sì, Giuseppe, insomma, facciamo, come sapete, da dicembre ormai i seminari con Giuseppe la mattina, come proprio anche questa mattina abbiamo fatto seminari operativi. Un'altra cosa che volevo chiedere, dato che sono in chat, le slide si possono avere. Allora, i nostri clienti beneficiano di tutto, quindi sia slide che registrazione, quindi approfittiamo anche proprio della presenza proprio di Fabio per togliersi magari tutti i dubbi che abbiamo. Perché abbiamo fatto questo seminario? Perché tante volte durante le conversazioni telefoniche che facciamo con uno di voi ci vengono fatte delle domande e quindi abbiamo deciso ovviamente in un unico webinar di approfondire la materia che è delicata. Ovviamente l'ebook di Fabio è anche aggiornato perché ovviamente la materia fiscale con le nuove leggi poi prevede sempre un aggiornamento, ovviamente. Sì, tutte piccole cose che poi andremo anche un po' ad approcciare questa sera per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti. Ma in questo intervento io ho focalizzato l'attenzione un po' su alcuni aspetti relativi un po' ai vari regimi che riguardano la tassazione dei redditi finanziari in genere. E in particolar modo andando ad analizzare quelle che sono le distinzioni tra il regime dichiarativo e quello amministrato, perché in sostanza è bene fare chiarezza, hai fatto bene, cioè nella premessa condivido pienamente, perché poi soprattutto chi opera online ha a che fare con il mondo di internet è uno strumento fantastico è immenso anche per trovare tante informazioni sbagliate. Esatto, no, racconto questa che brevemente. Mi ricordo tempo fa andai su un forum, ci fu un tizio che sostenne che i grandi, se fate caso quando comprate da Ikea, dalle grandi multinazionali, lo scontrino che rilasciano, questa è una piccola così, una parentesi, non è, c'è scritto proprio non valido ai fini fiscali. Su un forum c'era un impegnatissimo utente che digitava: ecco, questi sono i governi che danno mano forte alle multinazionali, evadono le tasse. No, assolutamente no, perché le grandi multinazionali trasmettono telematicamente ogni giorno i corrispettivi, quindi se vogliamo sono più esposti del piccolo commerciante che sta su strada. Quindi no, per dirvi questo, la follia poi a volte delle nozioni. Quindi per evitare di trovare informazioni sbagliate sulla grande rete online che è internet, vi ho copiato e incollato nella chat che utilizziamo di questo software per condividere il monitor eccetera, è proprio il link per dove trovate direttamente il contatto di Fabio, così potete spremerlo poi di eventuali domande, però mi raccomando, cerchiamo di chiarire l'aspetto fiscale proprio in questo spazio dedicato. Certo. Quindi bene, la prima differenza ovviamente è quella tra regime dichiarativo e regime amministrato. Allora partiamo dal regime dichiarativo, per il semplice fatto che per chi ha un broker all'estero e questo broker all'estero non è sostituto d'imposta, cioè o meglio il sostituto d'imposta è un ente che qualsiasi società, ente che ha una posizione fiscale, ma anche un semplice codice fiscale, che gli permetta di adempiere a determinati obblighi in nome e per conto
del sostituito. L'esempio più classico, insomma, è il lavoratore dipendente, no? Il datore di lavoro nel erogare, diciamo, lo stipendio al dipendente, quello stipendio sappiamo benissimo che è già al netto di tutti i vari oneri, obblighi contributivi e a livello di tasse. Perché? Perché le tasse le versa in nome e per conto il sostituto d'imposta, quindi il datore di lavoro versa quelle imposte, in teoria il nostro lavoratore, se non ha altri redditi, non deve fare nulla perché ormai è già tutto tassato. Nel regime dichiarativo, tornando agli aspetti finanziari, quando non c'è per l'appunto un sostituto d'imposta, è un po' il contribuente, che quindi è il singolo utente che deve un po' star dietro a tutti gli aspetti fiscali. In linea generale, questo in cosa consiste? Consiste nel predisporre la dichiarazione cui ci sia appunto un'imposta. Nel caso dell'attività finanziaria abbiamo avuto un plus valore. Una cosa fondamentale è che la tassazione nell'ambito delle attività finanziarie avviene per cassa. Questo che significa? Significa che vado a tassare, quindi vado a liquidare le mie imposte esclusivamente sui redditi che percepisco nell'anno d'imposta. Quindi nel caso del trading io vado a dichiarare effettivamente un eventuale plus valore maturato per tutte le posizioni che ad esempio ho chiuso nell'anno. Perché diciamo è fondamentale? Noi adesso andremo un po' ad analizzare le differenze con l'amministrato, più che altro i vantaggi, perché oggi come oggi il dichiarativo ha indubbi vantaggi rispetto all'amministrato. Perché è vero che si fa tutto, diciamo, bisogna autoliquidare tutto e quindi bisogna anche adempiere agli aspetti amministrativi, però vedremo che ci sono degli aspetti fondamentali da non trascurare, soprattutto quelli di leva. Nel dichiarativo noi sostanzialmente abbiamo due tipi di attività finanziarie, i redditi di natura di capitale e i redditi di natura finanziaria. Ora brevemente, questa è una distinzione che è sottile, perché poi se andiamo ad analizzare il testo unico che disciplina i vari redditi, non dà una definizione esclusiva, è solo un elenco di tipo reddituali che se rientrano in quella casistica vanno tassati, altrimenti no. Quindi in sostanza parliamo di capitale quando siamo in presenza di, ad esempio, di interessi, di dividendi, quindi di quote, di dividendi che provengono dalla partecipazione al capitale di un'impresa, e i redditi finanziari che riguardano quelli che andiamo a analizzare questa sera, ovvero il classico capital gain che proviene dall'attività finanziaria, quindi dal trading finanziario online. Quindi ho versato 100 a fine anno 200 per farci capire il plus la plusvalenza che abbiamo Plus fatto e la valore. differenza che ha. Esatto. Quindi sulle varie posizioni, se maturo un capital gain, lo vado a dichiarare. E vedremo che la dichiarazione è importante anche se ho una perdita. Perché? Perché la perdita ci potrà infastidire, ovviamente, se da un punto di vista finanziario, se da un punto di vista operativo, perché magari la nostra tecnica non ci soddisfa e quindi non dà i risultati sperati, però da un punto di vista fiscale le perdite andremo a vedere che dichiararle è importante. Quindi non solo la dichiarazione vista come il momento in cui autoliquido le imposte che io devo all'erario, ma dichiarazione proprio per validare eventuali perdite che io maturo, in sostanza. Dallo scorso anno l'imposta che grava sulle rendite finanziarie in genere è stata data al 20%. Attualmente la vecchia aliquota, che era del 12,50%, è rimasta soltanto per i titoli di Stato. Quindi tutto ciò, titoli di Stato e tutto ciò, ad esempio, fondi che investono anche nell'estero.
obbligazioni, ad esempio un sottostante legato ai titoli di Stato, ma per titoli di Stato intendiamo i titoli di Stato di qualsiasi paese europeo. Europeo o comunque paese, i cosiddetti white list, quelli in cui comunque c'è uno scambio di informazione. Sapete bene che per quanto riguarda lo scambio di informazioni con i rischi e con i paesi a rischio di evasione, catalogati invece come blacklist, per whitelist si intendono tutti quei paesi in cui lo Stato italiano ha un rapporto di uno scambio reciproco di informazioni per quanto riguarda gli aspetti reddituali. Quindi i titoli di Stato in genere hanno mantenuto un'aliquota al 12,5%. Per tutti gli altri, quindi anche per i derivati, per l'azionario, per quant'altro, l'imposta è stata portata al 20%. Questa imposta si chiama sostitutiva. Perché sostitutiva? Perché rispetto ad altre tipologie di imposta, e cito in primis l'IRPEF, che è la classica imposta che le persone fisiche pagano sui propri redditi, quindi sul lavoro dipendente, sui redditi da immobili. Si chiama sostitutiva perché in questo caso, pagando questa imposta che non fa cumulo con gli altri redditi a dispetto degli altri redditi, come appunto il lavoro dipendente, ho, diciamo, risolto le mie incombenze nei confronti dell'erario. Pago quell'imposta, quella è dovuta e basta, non mi fa cumulo con altri redditi, li dichiaro verso l'imposta e, diciamo, ho assolto i miei obblighi nei Comunque, confronti diciamo che dell'erario. va ribadito il fatto che l'imposta sul capital gain, sul trading, 20%, il valore è molto più basso rispetto a quello tendenzialmente sui redditi. Assolutamente. Una domanda ovvia di Luca ci chiede: il 26% a che punto è? L'aliquota passerà al 20%? È ancora in fase di studio o c'è già una definizione che ci sarà l'introduzione del 26%? Quello che insomma si legge attualmente è tutto allo studio, quindi attualmente di certo non c'è nulla e molto probabilmente rimarrà, secondo me, da quello, insomma, per le varie coperture, da quello che ho avuto modo di percepire analizzando un po' i testi che circolano, rimarrà così. Quindi al momento è tutto uno studio. Si è parlato che in teoria dal 1 luglio ma non c'è nulla di certo, Guarda, è solo uno Fabio, studio che è stato, diciamo, dal Consiglio dei Ministri. facendo trading conosco la leva finanziaria, che cos'è invece la leva fiscale? La leva fiscale lo trattiamo appunto in una delle slide. In sostanza, per leva fiscale, che cosa intendiamo? Cioè che nel dichiarativo abbiamo questa tipologia di questo vantaggio. Perché? Perché in sostanza andiamo a dichiarare, quindi anche a tassare, i redditi in un periodo di imposta successivo. Questo perché? Perché se sono io a farmi la dichiarazione dei redditi e quindi anche ad autoliquidare l'imposta che devo all'erario, questo solitamente avviene per norma entro, diciamo, il giugno dell'anno successivo al periodo di imposta per cui sto facendo la dichiarazione. Quindi il punto è Ci che se io mettiamo. sono in regime amministrato e a gennaio ho fatto dei profitti, pago immediatamente l'imposta sui profitti. Se a febbraio invece perdo dei soldi, ho già pagato l'imposta a gennaio, quindi maturo semplicemente un credito d'imposta. Questo con l'amministrato. Invece col dichiarativo si Dichiarazione si va tira la somma a all'anno. fine anno e pagherò l'imposta 6 mesi dopo, fino a 6 mesi dopo, diciamo. Quindi io l'ho chiamato effetto leva fiscale perché capite che in questo modo io Sì, Fabio, facciamo così, guarda, purtroppo c'è il tuo audio che ogni tanto salta. Facciamo così, io ti metto giù e ti richiamo subito, magari. Fabio, facciamo. Fabio? Fabio, mi mentre con senti? l'amministrato io vado a pagare su ogni singola posizione, sul dichiarativo vado accumulato, quindi su tutto ciò che Fabio, mi senti? Guarda, dato che si sente un po' male, l'audio va e viene, io ti metto giù e ti richiamo subito, magari è semplicemente un problema di linea. Ti richiamo subito. Ecco, mi senti? sì, perché c'era un problema che saltava un po' l'audio, adesso vediamo se è stato. Andiamo avanti, quindi dicevamo dell'effetto leva fiscale perché praticamente guadagniamo tempo e posponiamo il pagamento dell'imposta.
È di più, perché nell'amministrato io vado a tassare ogni singola posizione, ma le singole posizioni nell'insieme poi a fine anno potrebbero avermi generato una perdita. Quindi nel dichiarato io vado effettivamente a pagare un imposto. Perché guarda, vai viene l'audio, c'è un po' un problema di, purtroppo infatti tanti anche in chat mi stanno scrivendo che non so se li ricevo benissimo. Andiamo avanti. Vediamo. Quindi Bruno diceva: profitti e perdite conseguite con il trading come si configurano? Quindi, ecco, questa è la domanda di Bruno, nel senso, il regime dichiarativo, ok? Quindi stava spiegando proprio Fabio i vantaggi rispetto al regime amministrato. Esatto. In sostanza io a fine anno, se ho, tiro dal 1 gennaio, facciamo un esempio sul 2013, dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 ho maturato un guadagno. Quel guadagno lo vado a tassare e quindi a liquidare verso le imposte intorno a giugno del 2014. Quindi io durante l'anno con il dichiarativo non verso alcuna imposta, dovrò soltanto attendere che siano disponibili i modelli dichiarativi e quant'altro e assolvere l'eventuale imposta dovuta a giugno 2014. Come vedremo nelle slide successive, questo non avviene nell'amministrato, perché in realtà nell'amministrato io ho una tassazione per singola posizione. E questo è un po' quello che vi dicevo prima, che noi stiamo facendo, stiamo parlando del caso in cui noi abbiamo un guadagno, quindi dobbiamo pagare un'imposta all'erario. Ma la dichiarazione, quindi gli aspetti dichiarativi, sono molto importanti anche quando si ha una perdita. Questo perché? Perché il dichiararla, quindi inserirla nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi, gli permette di dare una validità da un punto di vista fiscale e quindi di riportarla negli anni, nel caso in cui io negli anni a venire, diciamo, maturo dei guadagni. Giacomo chiede: ma ciò vale anche se prelevo o se rimangono sul conto trading? È un discorso temporale, questo, diciamo, no? Questo è un problema, un po', è una domanda utile perché permette di far chiarezza su un dubbio che soprattutto in attività finanziaria è diffuso. Dobbiamo un po' svincolare gli aspetti finanziari da quelli prettamente fiscali, cioè a prescindere dal prelievo, dal versamento che faccio sul mio conto, noi ragioniamo proprio solo sul guadagnato, sulle singole posizioni. Quindi anche se prelevo non inficia, diciamo, l'eventuale perdita o l'eventuale guadagno maturato a fine anno. Come vedremo, questi erano degli adempimenti, poi adesso sono stati un po' evoluzionati. Guarda Fabio, ti avevo detto che ci sarebbero state tante domande. Marco chiede: ossia, sapevo che le perdite sul Forex non erano deducibili, vero? Penso che sia falso invece, no? Questo è falso, assolutamente falso. Questo era, ritornando al mio ebook, era il motivo per cui ho scritto un primo ebook, perché uscì una risoluzione nel 2010 in cui l'amministrazione finanziaria, su una consulenza chiesta da un ente, se non ricordo male, da un contribuente, venne chiesto all'amministrazione finanziaria: ma questa, l'attività di Forex spot, è tassabile, tassata o no? E l'amministrazione finanziaria logicamente disse: sì, guarda, è tassata, rientra in questa fattispecie, e però sappi, disse a suo tempo, che questa fattispecie, le eventuali perdite che tu hai maturato nella tua attività non sono deducibili. Panico, perché il motivo per cui scrissi quell'ebook era che era assolutamente una posizione assurda. Assurda perché il Forex alla fine non poteva che essere equiparato agli altri derivati, e gli altri derivati solitamente vengono tassati sul risultato netto, quindi guadagni al netto delle perdite. Visto che insomma ci fu un grosso malumore anche tra gli intermediari, mi ricordo che una delle prime
mi ricordo di un mio cliente, un'email mandata da Fineco Bank nel 2010, proprio che prudenzialmente si adeguò a questa impostazione. Poi, a distanza di un anno, uscì fuori una seconda risoluzione dove diceva: no, guardate, attenzione, nel frattempo c'era stata la modifica del TUF, del testo unico della finanza, dove il Forex, lo Forex Spot, venne equiparato agli altri derivati. E quindi l'amministrazione finanziaria disse: no, tutto a posto, viene tassato come gli altri, e quindi le perdite vengono riconosciute. Quindi, assolutamente, attualmente, le perdite nel Forex possono essere validate e dichiarate tranquillamente, al pari di qualsiasi altro derivato. E però l'importante è dichiararle, perché se io le lascio nel cassetto, nel mio statement, e non le dichiaro fiscalmente, le ho perse, non Ecco, posso. ma questo è un discorso importante, quindi giustamente dici le minusvalenze possono essere portate in deduzione delle imposte dovute per i successivi 4 periodi di imposta, però supponiamo che io per il primo anno mi dimentico di farlo. Posso farlo l'anno dopo dichiarando le minusvalenze degli ultimi 2 anni, supponiamo? No, assolutamente, cioè, quello va per, purtroppo ci sono dei termini in cui tu presenti la dichiarazione, quindi se in quei termini tu non presenti la dichiarazione è considerata omessa. E c'è diciamo, un meccanismo per cui è un po' diabolico, per cui se tu ometti una dichiarazione e c'è, diciamo, un importo a tuo favore, come in questo caso, ma come in tanti altri in cui ad esempio maturi un credito d'imposta, ma tu ti scordi di fare la dichiarazione e di presentarla, il fisco gli dice: guarda, ho avuto parecchio tempo, perché comunque la dichiarazione dell'anno 2000, ad esempio 13, hai tempo in teoria fino al 31 dicembre del 2014 per presentarla, quindi insomma lasso temporale abbastanza ampio. E il fisco dice: guarda, se tu presenti una dichiarazione e da quella dichiarazione emerge un credito, una perdita, quella perdita o quel credito per me non è riconosciuto, quindi l'hai perso. Però ti dice anche: però sappi che se quella dichiarazione invece esce a debito, cioè sei te che mi devi dare qualcosa, io quella dichiarazione te la considero comunque omessa. Quindi quello che tu mi dichiari, boh, io lo potrei anche accertare così induttivamente, dicendo: no, quello che tu mi dichiari non è vero perché tanto la dichiarazione è omessa. Però quello che tu mi indichi nella dichiarazione potrebbe essere utilizzato per richiederti quelle somme che tu mi dici che mi devi dare. Quindi è un po' un meccanismo di abuso. Se sei a credito devi stare attento, perché se vai oltre i termini eventuali crediti non ti vengono riconosciuti. Se stai a debito invece ti dicono: sì, guarda, è omessa, però in teoria quello che tu mi dichiari io potrei anche riscuoterlo. Antonio, sì, Antonio fa una domanda, tornando un passo indietro quando parlavamo del 26%, dice: se ad esempio dal 1º maggio verrà portata al 26% la tassazione, dovrà applicare il 20% per tutte le operazioni chiuse il 30 aprile e per quelle che rimangono aperte. Guarda, la logica è, come diceva Fabio prima, l'imposta ora al 20%, molto probabilmente rimarrà al 20%, quindi non creiamoci problemi, eventualmente sfrutteremo Fabio per fare un nuovo aggiornamento più in là, magari. Sì, no, ma poi guarda, la data che io sapevo è che era eventualmente dovrebbe partire se parte dal 1º luglio, quindi la data mi sembra troppo ravvicinata, anche perché insomma è una proposta, non è nemmeno un vero e proprio disegno di legge, quindi boh, non andiamo non abbiamo un po' la sfera di cristallo, quindi rimaniamo su quei dati certi, ecco, in questo caso. Bene, ora passiamo ad un altro argomento, quindi abbiamo introdotto il regime dichiarativo con i propri vantaggi, quello che ad esempio offriamo anche noi. Passiamo al regime amministrato. Che cos'è il regime amministrato? Allora, il regime amministrato invece è un regime che è opzionale ed è attivabile dal contribuente, quindi dal trader. Nel momento in cui stavamo dicendo che sull'amministrato, questo è un regime che viene attivato dal contribuente sia in fase d'apertura che successivamente. E logicamente può essere anche revocato. Quindi questo significa che io in un anno preferisco attivare l'amministrato, poi ad esempio nel 2013, e poi al broker dico: caro broker, dal 2014 opto per il dichiarativo. In sostanza cosa cambia? Cambia che la tassazione avviene per singola operazione rispetto al dichiarativo, quindi
ciascuna operazione in guadagno viene tassata. Automaticamente anche qui il ragionamento è simile al dichiarativo. In sostanza la tassazione avviene sempre per cassa, quindi su quello che effettivamente ho maturato, sulle operazioni e per singole operazioni. Quindi questo porta ad un problema abbastanza gravoso, perché se io guadagno mi trattengono il 20% di imposta, se invece perdo maturo soltanto un credito d'imposta. In sostanza sì, cioè maturo quella perdita che vado a computare da un ipotetico guadagno sulla posizione successiva. Ma c'è di più, che se io in un anno, quello che dicevo prima, facciamo conto che da gennaio del 2013 al 31 dicembre io nel complesso ho maturato una perdita. Questa perdita però magari nell'anno si sarà formata da trade in positivo e trade in negativo, quindi la somma algebrica è negativa. Nel dichiarativo dico, vabbè, oltre ad aver sfruttato l'effetto leva, perché durante l'anno non ho pagato imposte, dico, vabbè, a fine anno io avrò diciamo il mio credito d'imposta dato dalle perdite che dichiarerò e quindi che potrò scomputare dagli anni successivi. Nell'amministrato io potenzialmente potrei aver maturato nell'anno una perdita, ma durante l'anno ho pagato imposte sulle singole operazioni, quindi si viene ad azzerare totalmente quell'effetto leva che dicevamo prima, che io vengo tassato sulla singola operazione. Adesso vedo un po' di domande di persone preoccupate che dicevano, allora spero di non avere l'amministrato. Se, avendo un conto con Swissquote, voi siete in regime dichiarativo, ok? Sì, assolutamente. Quindi la tassazione in questo caso cambia poco o niente, perché non è che pago di più, questo è chiaro, è evidente. Però pago prima, molto pago prima. Potenzialmente fino a 18 mesi prima, perché invece di pagare a giugno dell'anno successivo posso già pagare a gennaio, il 2 gennaio posso già pagare la tassa tendenzialmente, esatto. Invece di pagarla entro il 30 giugno dell'anno prossimo. Esatto. Quindi con l'amministrato questo specifico adesso per tutti i partecipanti. E logicamente tutti gli adempimenti restano a carico del broker, che però insomma versa il discorso che facevamo prima, cioè il nome per nostro conto versa le varie imposte, quindi né più né meno. Anche qui cosa succede? Che il versamento avviene è nella misura del 20%, pertanto è il broker o l'intermediario che versa per noi questa imposta. E quando viene versata solitamente? Viene versata entro il 16 del secondo mese successivo a quello in cui l'imposta è stata applicata, quindi su un'operazione che è andata in guadagno adesso a marzo del 2014 la relativa imposta verrà versata entro il 16 maggio. Questo è importante perché poi vedremo fra poco un altro dei svantaggi del regime amministrato che hanno introdotto recentemente con il famoso decreto salva IMU, in cui praticamente per reperire risorse e cancellare l'IMU è stata inserita quest'arma diabolica per chi sta nell'amministrato. Anche qui, per quanto riguarda le minusvalenze, il discorso è lo stesso. Possono essere portate in deduzione, ma non oltre il quarto anno rispetto a quello di realizzo. Questo è evidente, non cambia nulla rispetto al dichiarativo, perché comunque le minusvalenze io le ho maturate, le dichiaro indirettamente in qualche modo attraverso l'intervento dell'intermediario e quindi ho la mia certificazione fiscale sulle minusvalenze maturate. Domanda, se io ho delle minusvalenze in amministrato di 4 anni fa, 3 anni fa, 2 anni fa, posso portarle a credito sul dichiarativo? Se ho maturato, sì, dipende se in quel regime di amministrato, non sono più in regime di amministrato. Questo è, infatti abbiamo messo uno schemino, poi nella successiva slide mi sembra si vede che appunto le minusvalenze possono essere, eccolo qua, abbiamo messo uno schemino dove diciamo che se le minusvalenze si originano nel dichiarativo,
è evidente nel dichiarativo, io le potrò portare nei quattro periodi di imposta successivi. Nell'amministrato no. Se sono in amministrato, le posso portare in dichiarativo. Quando? Quando, ad esempio, o chiudo il rapporto, quindi ho un conto di qualsiasi tipo di conto, chiudo il rapporto, nel momento in cui chiudo il rapporto, il broker mi rilascia una certificazione valida, diciamo per legge, proprio viene rilasciata per legge e ha validità fiscale, viene rilasciata una certificazione che mi in qualche modo autorizza a riportare quelle minusvalenze nell'eventuale dichiarazione dei redditi che farò per dichiarare altri redditi di natura finanziaria. Questo nel caso in cui chiudo il rapporto, ma anche nel caso che vi dicevo prima, decido che in un determinato anno revoco l'amministrato, allora in caso di revoca il broker mi rilascerà una certificazione in cui mi dirà: guarda, hai maturato queste perdite, e pertanto con quel documento io sarò autorizzato a inserirle nella mia dichiarazione dei redditi. Infatti Fabio, Bruno chiedeva se una persona cambia broker, cambia intermediario, come può portarsi a credito le minusvalenze. È proprio in questo modo, nel momento in cui io, ovviamente parliamo sempre del caso in cui si è in amministrato, se chiudo il regime dell'amministrato, io avrò una certificazione rilasciata appunto dal broker, se non la rilascia va richiesta. Altra domanda di Emilio: la dichiarazione annuale del dichiarativo dove va registrata, va inserita nel 740? La minusvalenza dell'amministrato, la dichiarazione annuale del dichiarativo dove va registrata, va inserita nel 740? La dichiarazione del dichiarativo, allora forse cioè, credo penso sì, il discorso di riportare le minusvalenze al regime di allora, dichiarativo, ma anche le plusvalenze, penso, no? Sì, credo. Com'è che comunichi l'erario che tu nel 2014 hai guadagnato? C'è un apposito quadro nella dichiarazione dei redditi, che è il quadro RT. Il quadro RT si compone di diverse sezioni che riguardano proprio appunto i redditi finanziari, e in quella sezione vanno dichiarati il totale dei gain, il totale dei loss, e poi andrà indicato il risultato netto. Se è positivo ci sarà la casellina apposita dove andrà indicata poi l'eventuale imposta dovuta, altrimenti c'è un'altra casellina che individua la minusvalenza. Ecco, quella casellina è importante, perché indicare la minusvalenza lì significa che io potrò riportarmela in avanti e quindi dedurla da eventuali gain futuri, entro logicamente il limite temporale. Mi hai fatto una domanda in chat che io prendo anche un po' come spunto di riflessione. Allora, una persona che fa solo il trader e che quindi non fa dichiarazione dei redditi per l'altro lavoro, conviene il dichiarativo o l'amministrato a livello di sicurezza verso lo Stato, ossia per evitare noi controlli e contestazioni? Allora, io qua premetto un discorso. Io ho sentito anche, cioè, voi non pensate che avete una banca, quindi siete in regime amministrato, non pensate che la banca per forza farà la cosa giusta? Perché ho sentito anche persone lamentarsi banche che hanno tolto l'imposta prima del tempo e hanno provocato anche dei piccoli danni al trader, perché si è trovato con della liquidità, o hanno fatto calcoli errati, quindi il trader si è trovato un addebito maggiore di quello che doveva dare all'erario e quindi si è trovato con una disponibilità minore, quindi questo può comportare anche un danno, quindi anche la banca ovviamente può sbagliare. Io quello che ribadisco in questo intervento, nel senso, ognuno di noi, cioè tendenzialmente quando facciamo un seminario parliamo di trading, di operatività, siamo qua per portare avanti un percorso formativo, per fare in modo che ognuno di noi possa fare questa attività con più o meno successo. Il discorso di seguire la parte burocratica, a mio avviso, va lasciata a chi fa questo di professione. Ecco, per questo abbiamo anche dato un riferimento un po' tutti, una persona come Fabio che è un commercialista, fiscalista, fa questo di mestiere, quindi invece di prediligere il regime amministrato potete prediligere il regime dichiarativo, che abbiamo visto che è una serie di vantaggi notevoli, e poi eventualmente contattare un commercialista come Fabio che mi possa dare una mano per adempiere ai miei obblighi fiscali, no Fabio? Assolutamente, anche perché ecco, a volte uno nell'amministrato è proprio quello che hai detto te, dice vabbè, ci pensa la banca, sono sicuro, ma non pensate che ad esempio una norma
magari scritta male o comunque interpretabile in un modo piuttosto che in un altro all'interno della banca o all'interno dell'intermediario di riferimento, non si pongano la questione per cui quale metodo seguire. State certi che se seguono un metodo, in quei casi è il metodo che vi espone loro a minor rischi. Quindi se c'è, ad esempio, su un cavillo, dice preleviamo X o Y perché la norma non è chiara, loro in qualche modo, essendo sostituti in posta, hanno delle responsabilità se applicano male quella norma. Quindi capite bene che, insomma, loro attuano sicuramente un meccanismo, un atteggiamento prudenziale, ma nella maggior parte dei casi poi è un atteggiamento prudenziale a loro favore, perché comunque in qualità di sostituti di imposta corrono dei rischi anche loro. Bruno mi chiede, si può chiedere annualmente al broker il rendiconto delle minus e delle plusvalenze? Bruno, la risposta è sì, ovviamente tu puoi chiedere, anzi chiedicelo soprattutto a gennaio. Tra l'altro tieni presente che noi della Verità mandiamo addirittura il rendiconto su base giornaliera, su base mensile. A gennaio dell'anno prossimo ci chiederai dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 l'andamento della tua attività e ovviamente ti mandiamo direttamente alla tua casella di posta elettronica quanto richiesto. Questo è ovvio, sì, questo è un punto importante, nel senso che voi non è che dovete segnarvi su il vostro diario di trading, il capital gain, eccetera, eccetera. Si fa, infatti, proprio questo è il vero vantaggio del dichiarativo, che si fa il calcolo a fine anno, cioè a dire la verità poi il calcolo lo farete anche dopo, però si fa il calcolo di quanto guadagnato barra perso, speriamo guadagnato, dal 1 gennaio al 31 dicembre. La cosa poi ovviamente avete tutta l'assistenza dell'intermediario, questo è chiaro. Certo. E poi vorrei sottolineare questo, perché molte volte capita che chi fa questa attività abbia anche un lavoro, ad esempio, dipendente, ecco, che chi non fa dichiarazione o chi, ad esempio, presenta il classico 730 perché, ad esempio, ho dei rimborsi, spese mediche, spese gli interessi che mi riconoscono le detrazioni e quindi vado a credito. Per facilitare l'incasso di questi crediti, solitamente si preferisce il 730 perché questi rimborsi li eroga direttamente il datore di lavoro in busta paga. Ecco, attenzione che anche in questo caso, visto che nel 730 è un modello molto semplificato in cui, ad esempio, gli aspetti legati ai redditi finanziari non sono inseriti, questi quadri che vi ho detto, in particolar modo il quadro RT, non è inserito all'interno del 730, ma nulla mi vieta che devo fare all'ATER una dichiarazione dei redditi, quindi modello unico per la sola parte finanziaria. Questo è molto importante, lo dico perché a volte mi arrivano clienti e mi dicono: ma dottore, io adesso ho tanti crediti, se io devo fare l'unico, non poi in questi crediti ci vuole molto più tempo per riaverli, invece con il 730 io ce li ho direttamente in busta paga. No, attenzione. Tu continui a far tranquillamente il 730 e quindi a ricevere giustamente i tuoi crediti. Per la parte finanziaria è previsto appunto dalla norma che nel caso in cui tu abbia dei redditi finanziari e quindi degli adempimenti legati a questi redditi, puoi presentare tranquillamente il modello unico, quindi la dichiarazione dei redditi, soltanto e relativamente a quei redditi. Quindi non inficiando l'eventuale rimborso che ti spetta e che potrai maturare col 730. Quindi questo è un aspetto molto importante. Tornando al regime amministrato, abbiamo visto appunto che gli svantaggi, possiamo riassumerli, nella tassazione anticipata e nell'effetto leva zerata, e questo è uno dei svantaggi arrivati da poco nel famoso decreto relativo all'IMU che è stato introdotto per l'abolizione dell'IMU, dove proprio per reperire risorse e favorire l'abolizione sulla prima casa, si è andata a inserire questa norma molto carina per chi è in regime di amministrato. Ovviamente il carina è un po' ironico, però. Si parla di un acconto dell'imposta sostitutiva versata dagli intermediari nell'ambito del risparmio amministrato. Cioè, qui parliamo di un acconto dell'imposta che solitamente il broker versa sulle singole posizioni in gain. E il fisco mi dice: guarda bene, oltre all'imposta sostitutiva, tu a una data scadenza mi dovrai versare
un acconto. Che acconto? Beh, l'acconto sarà nella misura del 100% dell'imposta che mi hai versato per le plusvalenze che hai maturato nel corso dell'anno. La norma parla per l'esattezza dei primi 11 mesi. Questo perché? Perché se vi ricordate, vi ho detto che l'imposta sostitutiva il broker la versa entro il 16 del secondo mese successivo, pertanto le plusvalenze sono quelle maturate da novembre a settembre dell'anno dopo. Perché? Perché l'imposta relativa a novembre io la verso a gennaio, quindi sono i primi 11 mesi. Ma scusa, quindi Fabio, la logica è che in regime amministrato, quindi lo Stato dice: se tu hai guadagnato 150 quest'anno, io presumo che l'anno prossimo guadagnerai almeno 150. Esatto, questo meccanismo nel nostro... E quindi pago già l'imposta. È un acconto. Questo meccanismo esiste nel nostro ordinamento per tutti i redditi. Noi solitamente a giugno andiamo a pagare il saldo, per chi ad esempio ha un'attività, ma comunque anche nel lavoro dipendente è così, lo fa sempre il datore di lavoro, ma magari noi non lo percepiamo. Lo Stato ti dice: bene, il saldo è X, poi visto che tu hai guadagnato questa cifra, mi devi versare un acconto in due tranche sulla base di quello che mi hai dichiarato. Quindi si basa sul cosiddetto metodo storico, cioè a seconda di quello che tu mi hai dichiarato rispetto allo scorso anno, mi dai un acconto per le imposte che mi dovrai dare in corso d'anno. Sì, però io questo lo posso capire se io ho una panetteria e dico: ok, quest'anno ho fatturato tot e quindi l'anno prossimo più o meno farò lo stesso pane. Però nel trading il discorso è un pochino diverso, cioè se quest'anno guadagno 150, nessuno mi assicurerà che l'anno prossimo guadagno anche 150, quindi supponiamo che l'anno prossimo questi 150 non li guadagno, ho già pagato l'imposta almeno 12 mesi prima, esatto, o potenzialmente anche 18 mesi prima rispetto al dichiarativo. Quindi questa situazione peggiora notevolmente, se prima l'amministrato ovviamente azzera l'effetto leva, questa nuova acconto di imposta nell'amministrato lo annulla proprio, se mai ci fosse. Comunque Gian Pietro dice in chat: no, il reddito non è garantito neanche dal pane. Comunque. Sì, no, in linea generale è vero. Comunque un'altra domanda era: vorrei sapere se con il regime dichiarativo, nel caso di utili, il reddito si cumula e supera il plafond come coniuge a carico o incide per l'ISE o altro. Da quello che so io, il regime di, cioè questo è l'imposta sul capital gain, quindi non si cumula con gli altri redditi, no? Assolutamente. Assolutamente no. Assolutamente no. Ah, okay. Si chiama per l'appunto imposta sostitutiva perché non entra nel reddito complessivo che solitamente si paga ai fini IRPEF, quindi coniugi a carico, detrazione per figli a carico, modello ISE, no, assolutamente. Non rientra nel computo del reddito complessivo. Assolutamente. Quindi per venire poi giustamente alla... Adesso, scusa Fabio, sempre se ti interrompo un po', però sapevo che eravamo pieni di domande oggi, quindi cerco, guardate, tante domande purtroppo magari non riusciamo a rispondere, però ovviamente non è che scompariamo sempre, siamo sempre qua, quindi... però altre domande che vedo, il discorso è: chi fa solo trading in che categoria di lavoratore va? Non è che va in una categoria di lavoratore, nel senso tu ti puoi definire trader, ti puoi definire investitore, come ti puoi definire, allo Stato quello che interessa è che se hai una plusvalenza ci paghi il 20% sopra, ecco, nulla di più semplice, nel senso. Poi addirittura prima qualcuno ci chiedeva anche gli obblighi nei confronti dell'INPS, qua si parla di un'imposta sul 20% sul reddito da capitale, punto. Cioè, la cosa tutto sommato, se ci pensate, cioè, è anche molto semplice, ecco. Quindi... Sì, sì. No, ma assolutamente non ci sono poi tutti quegli obblighi, ad esempio previdenziali, che ci sono anche in altri lavori. Ma... Qual è l'aliquota massima che c'è sul reddito in Italia, scusa Fabio? Sui redditi, 45%? Sì, oltre i 70.000. Però parliamo del 45%. Nel trading si parla del 20%. Cioè, è vero che l'anno scorso, due anni fa, era aumentata dal 12,5% al 20%, però si parla sempre di un'imposta davvero molto bassa. Perché se ci pensate. E poi anche una tra. In Europa anche non rimane ancora una tra le più basse. Quindi... Ah, infatti, guarda, proprio adesso Gian Pietro diceva: in Italia niente semplice, però questo è un grande vantaggio in Italia, perché io so che in altri stati, forse anche negli Stati Uniti, l'imposta va sul reddito, quindi si parla del 35, in Italia si parla un'imposta sostitutiva del 20%, quindi davvero una cosa ultra semplice. Sì, assolutamente, quindi non...
da questo punto di vista anche a livello di adempimenti è praticamente tutto molto semplificato. Esatto, in Italia magari quello che può essere, cioè anche l'adempimento è abbastanza semplice, ripeto il discorso di prima, se io faccio trading non devo sapere tutto quello che c'è dietro sul fisco, lì posso magari contattare Fabio ovviamente fa il suo mestiere e mi può aiutare, no? Quindi questo è importante da ribadire. È importante perché poi io vedo che, sai, dalle piccole cose, magari dalla tutto facile, però poi dalle piccole cose nascono i grandi problemi. Quindi assolutamente, cioè, le cose vanno ponderate anche perché, insomma, anche per le attività di trading ognuno ha la propria situazione reddituale, familiare, quindi insomma va tutto visto per bene sia nell'avvio di un'attività sia proprio nell'impostazione successiva, quindi assolutamente. E, dicevo, il fatto dell'imposta sostitutiva è abbastanza questa, perché poi c'è questa imposta sostitutiva? Perché se noi leggiamo proprio, prendiamo la Costituzione, c'è una tutela sacrosanta che è quella del risparmio per la tutela del trader, diciamo. Chiamiamola così, bella, mi piace la tutela del trader. Quindi è un diritto garantito appunto dalla Costituzione che tutela il risparmio e quindi negli anni si è partiti dal 12,5, ma insomma si è mantenuto un'aliquota bassa proprio per favorire il risparmio tra la popolazione, quindi tra i singoli contribuenti. Marco ci chiede: sui saldi attivi dei conti accesi presso broker esteri si paga l'imposta di bollo annuale? La risposta è no, poi eventualmente mi smentisce Fabio. La logica è che questo non è un vero conto corrente o un conto deposito in regime amministrato, un conto deposito in amministrazione come c'è in banca, dove si paga appunto anche l'imposta di bollo con il minimo di 34,20 se non sbaglio al semestre. Cioè, su conto corrente bancario voi pagate 2,85, giusto Fabio, al mese, più poi vabbè, se non lo pagate, magari lo pagate al trimestre, la banca ve lo debita nel trimestre, poi magari le banche vi dicono portami i soldi che non te lo faccio pagare, però la logica è 2,85 sul conto corrente al mese e almeno 34,20 se non sbaglio al semestre sul deposito titoli. Nel conto trading non paghi queste cose, non le paghi. No, all'estero se vogliamo noi apriamo, poi la tratteremo dopo, quella che viene detta l'IVASE sull'imposta sul valore dell'attività finanziaria. Trattiamola adesso, dato che ci siamo. Quindi l'IVASE è l'imposta su... Sì, ok, torniamo indietro. Un po' lo svantaggio, questo esempio, per far capire coi numeri quale sia lo svantaggio immenso di questo acconto sull'imposta sostitutiva. Considerate che questo esempio che viene riportato qui è preso appunto da un intermediario che mandava questa email ai propri clienti informando di come sarebbe funzionata questa nuova imposta sostitutiva. Se vedete, qui si prende ad esempio tre operazioni, regime amministrato, una prima operazione ha una plusvalenza di 100 euro e quindi il broker mi trattiene 20 euro, cioè il 20% su quella singola operazione. In regime amministrato. In regime amministrato, sì, assolutamente. Nella seconda operazione maturo una minusvalenza di 400 euro, quindi io maturo un credito d'imposta virtuale, perché nel senso lo andrò a scomputare dai futuri guadagni. Cioè ho fatto un eseguito, ho perso 400 euro. Esatto, quindi ho un credito d'imposta di 80 euro, che non è nient'altro il 20% su quella perdita. Poi arriva una terza operazione con una plusvalenza di 100 e l'imposta pagata sarà 20 tramite compensazione con il famoso credito d'imposta di 80, quindi la mia minusvalenza, il mio credito d'imposta prima era 80, dopo la terza operazione si riduce a 60. Come funziona la nuova conto sull'imposta sostitutiva? La norma dice: guarda che tu mi devi dare il 100% dell'imposta che tu hai pagato senza considerare le eventuali minusvalenze. Quindi in questo caso l'imposta che io devo pagare, cioè l'acconto, il famoso 100%, è pari a 40. Non posso recuperare nessun credito d'imposta, anche se il mio credito d'imposta sull'imposta sostitutiva è 60, non posso utilizzarlo. Quindi io dovrò pagare 40, che se notate bene non è nient'altro che la somma di 20 più 20, ovvero pari all'imposta al 100% dell'imposta che ho pagato
sulle mie operazioni andate in profitto. Quindi capite bene che diventa un gioco al massacro questo, perché anticipo qualcosa, sì è vero, posso anticipare qualcosa in base a quello che ho dichiarato, ma nemmeno non mi viene nemmeno riconosciuta la possibilità di scomputarmi eventuali crediti di imposta residui. Questo per chiudere un po' il discorso sugli svantaggi ultimi inseriti sul regime amministrato. Gian Pietro dice bella fregatura in chat, quindi con il regime amministrato c'è questa leva sull'imposizione, quindi praticamente vai a pagare più vai a pagare prima e vai a pagare di più potenzialmente, tendenzialmente. Esatto. Che cos'è l'IVASE? Allora, l'IVASE è un'imposta sul valore. Forse è la più evasa al mondo perché nessuno la conosce, cioè non perché uno vuole non pagarla, perché tantissimi non conoscono che cosa sia questa IVASE. Questa è l'imposta più evasa, ma anche più per come è scritta, anche più difficile da inquadrare in qualche modo. Gli stessi broker, a volte chi è sostituto di imposta e chi la applica, insomma, hanno notevoli difficoltà per capire il valore, la base imponibile, perché poi potrebbe cambiare anche a seconda dello strumento finanziario adoperato. IVASE non è nient'altro che l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero. Io ho evidenziato in rosso detenute, che significa che diciamo sono attività finanziarie che si trovano potenzialmente all'estero. L'imposta parte da un 1,5 per mille per il 2013, dal 2014 verrà innalzata al 2 per mille. Si era passati con una tassazione si era iniziati con una tassazione dell'1 per mille dal 2012. Quindi a regime dovrebbe stare intorno al 2 per mille. E come si applica? Si applica sul valore delle attività finanziarie al 31 dicembre di ciascun periodo di imposta. Anche questa è un'imposta che autoliquiderò quando andrò a fare la dichiarazione dei redditi, cioè una specifica sezione che da quest'anno poi, come vedremo, è stata accorpata nel temuto modulo RV, quello sul monitoraggio fiscale, quindi è stato tutto semplificato, si trova all'interno del modulo RV. Cosa colpisce? In realtà colpisce un po' tutto, perché se andiamo a vedere la norma ci dice che insomma vengono colpite i depositi, i conti correnti, le partecipazioni, i titoli, i derivati, le polizze assicurative, insomma diciamo ci sono state eccezioni confermate dalla esclusioni dall'amministrazione finanziaria recentemente, ad esempio chi ha ad esempio l'oro fisico sono stati esclusi. Però Gian Pietro chiede: indipendentemente da attivi passivi, la risposta è sì, perché questo non è un discorso di attivo passivo, Gian Pietro, è un discorso di quanti soldini ha, quanto è il tuo valore del tuo patrimonio al 31-12, quindi sul valore del tuo patrimonio tu paghi l'imposta, quindi proprio un discorso di valore, ma al 31-12. Quindi il punto è che se tu al 31-12 hai una posizione aperta, ci paghi sopra l'IVASE al 2 per 1000, quindi da 2014. Se non hai posizioni aperte, non paghi nulla. Una cosa che tengo a precisare, appunto, dato che hai detto detenuta all'estero, Fabio, che un intermediario come Swissquote, che è vero noi siamo fisicamente a Londra, però abbiamo un conto, una banca d'appoggio in Italia, noi abbiamo Barclays, quando aprite il conto, di fatto voi versate su il nostro conto corrente bancario presso Barclays, noi abbiamo il conto qua a Londra, tendenzialmente il cliente italiano versa sul conto che abbiamo d'appoggio in Italia, quindi sono attività detenute effettivamente in Italia. Anche per, tu accennavi il discorso del quadro RW, fino all'anno scorso bisognava anche dichiarare i versamenti che vengono fatti all'estero, no? Qualsiasi tipo di versamento, anche se, che ne so, vado a donare dei soldi al cugino che è negli Stati Uniti, in teoria dovevo riportarlo nel quadro RW. Da quest'anno, se non sbaglio, Fabio, non si deve fare più. Comunque con noi questo problema non ci sarebbe neanche stato, perché quando voi di fatto versate soldi in Italia, e anche quando ci chiedete il prelievo, noi vi facciamo su vostra richiesta il versamento, il bonifico bancario SEPA a vostro favore, sempre dall'Italia, quindi è sempre un bonifico nazionale, non c'è assolutamente spostamento di denaro all'estero, quindi questo semplifica parecchio la vita a tutti. Sì, poi tra l'altro
L'IVAFE ha una sua, se no sembra perché ha, siccome c'è questo, purtroppo nel nostro paese c'è un po' di terrorismo psicologico su qualsiasi cosa si faccia all'estero, oddio, io per mia esperienza veramente mi ho sentito, ma di gente veramente spaventata. A volte, beh, guarda, a volte un po' il fisco anche un po' aiuta, perché a febbraio, come tu sai molto meglio di me, infatti avevi già articoli pronti, mi ricordo, il punto è che a febbraio cosa si dice, cioè con la legge 97 mi sembra del 2013, si diceva se tu vai a far entrare dei soldi dall'estero te la tasso al 20%, quindi diciamo che anche il fisco a volte, è vero che in Italia c'è un po' paura, però a volte c'è un po' di... Io dico la paura nel senso non diffusa tra, gli, tra, la, tra i contribuenti, gli utenti, dico proprio nel, nel sistema anche di comunicazione, che un po' non, a volte si passano notizie magari dandogli proprio un risalto che poi andando a leggere magari gli atti o le norme, insomma viene tutto sgonfiato. Questo per dire che ad esempio l'IVAFE non è che si colpisce chi ha attività all'estero, no, perché c'ha poi un equivalente in Italia che è quella sul, sul, sull'imposta di bollo, quindi un po' come ad esempio c'è l'IMU in Italia, per chi ha gli immobili in Italia hanno istituito quella che si chiama l'IVIE, le hanno istituite insieme IVAFE e IVIE, che è l'imposta sul valore degli immobili all'estero, cioè per questioni di equità, cioè trattare se sei residente in Italia, investi in Italia, investi all'estero, le tasse a livello di equità devono essere le stesse. Quindi insomma un po' per sfatare che oddio chi va all'estero, no, assolutamente è un'imposta che poi ha una sua equivalente in Italia, quindi né più né meno. Comunque Andrew ci chiedeva in chat chiarimenti sul discorso appunto dell'imposizione del 20% sui bonifici che rientrano dall'estero, è stata spostata, sospesa? Sì, guarda, se vuoi ci andiamo, qui trattavamo del monitoraggio a seguire, però se vuoi ci sono appunto delle slide proprio su questo argomento verso la fine, quindi se vogliamo lo possiamo anche trattare subito questo aspetto, perché... Allora, anche qua premetto, sempre perché poi tanti in chat si spaventano, con noi questo problema non c'è, perché ripeto, i versamenti vanno sempre Italia su Italia, quindi con noi questo problema non ci sarebbe, però giusto per approfondire l'argomento, quindi vedo qua che è prevista appunto la slide, chi è che deve pagare cosa, a chi sì, spetta pagare? Poi, oltre a questo aspetto è proprio anche qui, è uscita questa notizia che sembrava che chiunque riceva bonifici dall'estero c'era questa tassazione, in realtà non è così, cioè è stata istituita con, tra l'altro con il provvedimento che ha un po' riformulato tutta la norma sull'IVAFE, in particolar modo diciamo sull'RV che vedremo dopo, che è una ritenuta, ha introdotto questa ritenuta a titolo di acconto del 20% sui redditi di capitale di natura finanziaria di fonte estera che vengono percepiti da soggetti residenti in Italia. Come vedete qui è inserito dal 1 luglio, perché inizialmente doveva partire a febbraio, poi c'è stato un posticipo da parte del MEF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e molto probabilmente è stato pubblicato un comunicato stampa, che leggendo quel comunicato stampa si capisce che questa norma in teoria è stata posticipata, ma leggendo quella norma, da quel comunicato stampa si lascia intendere che molto probabilmente verrà abrogata, quindi diciamo attualmente è uscito diciamo questo caos, ma in sostanza potrebbe non veder mai la luce questa norma, però io l'ho trattata perché ho detto va bene, ok, ma diamo insomma un contributo informativo e diciamo nel momento in cui questa norma dovesse entrare in vigore cosa succede? Cosa succede? Per quanto riguarda, per chi fa trading in ambito finanziario, nulla, perché i redditi tassati, cioè il tipo di reddito soggetto a questo prelievo, è tassativamente elencato da una norma. Quindi questo che cosa significa? Che se la norma non prevede quella tipologia di reddito che, per cui si deve applicare questa ritenuta, automaticamente il relativo bonifico non deve essere assoggettato alla ritenuta del 20%. Io infatti qui nelle slide ho inserito tutti i tipi di redditi
che in teoria dovrebbero essere assoggettati a questa nuova ritenuta. Ve li ho evidenziati in giallo proprio perché la norma parla di interessi e altri proventi dovuti da soggetti non residenti relativi a contratti di mutuo e deposito e conto corrente, diversi poi tra l'altro da quelli bancari. Importi delle rendite perpetue e prestazioni annue perpetue. I compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussioni o altre garanzie. Poi qui troveremo tutti gli interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti di capitali, plusvalenze realizzate per la vendita di terreni, per la locazione di immobili e per redditi esteri di natura fondiaria. Queste sono poi leggo, vabbè, redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di immobili, plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate, tutte fattispecie reddituali che non riguardano minimamente le attività finanziarie. Quindi, anche ove dovesse entrare in vigore questa norma, gli eventuali prelievi che voi fate per incassare, diciamo, i guadagni maturati sulla vostra attività di trading, non rientrano nel provvedimento che ha istituito questa nuova ritenuta e pertanto sono esclusi dal prelievo del 20%. Quindi io ho ipotizzato due scenari. Allora, nell'ipotesi in cui questa norma entra in vigore, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto, ho fatto la premessa, attendiamo chiarimenti ufficiali perché attualmente si fanno soltanto supposizioni, però se la norma rimane così, cosa fare? Innanzitutto dovremo valutare se entriamo o meno in una di quelle fattispecie che abbiamo analizzato, cioè se il nostro reddito che proviene dall'estero è soggetto o meno a ritenuta. Se rientro in una di quelle casistiche, c'è poco da fare, c'è quel prelievo, ma è comunque sempre un acconto, non è che è un prelievo ulteriore, è un acconto su poi le eventuali imposte che andrò a dare a pagare su quel determinato reddito. Il caso potrebbe essere in cui io ricevo un bonifico cumulativo dall'estero, per cui una parte in teoria è soggetta a quella ritenuta del 20% e invece una parte è un prelievo relativo ad un'altra fattispecie per cui non rientrando nella casistica che abbiamo visto non deve sottostare al prelievo del 20%. In questi casi bisognerà soltanto avvisare l'intermediario dicendogli cara banca, caro intermediario, attenzione che io sto ricevendo dovrò ricevere dei bonifici periodici o una tantum e guarda che quel bonifico si riferisce ad una di quelle categorie soltanto per questo importo, in modo tale che l'intermediario identifica la corretta base imponibile. E vi ripeto che questa ritenuta non è un prelievo, diciamo, forzoso, un 20%, e lo mettiamo nel dimenticatoio, poi vado a ripagare le imposte sugli eventuali guadagni. No, sarà sicuramente riconosciuta come un acconto al pari delle altre imposte che abbiamo visto, come ad esempio l'imposta sostitutiva per chi stava nel regime amministrato, che scomputerò poi potrò detrarre dalle eventuali imposte dovute. Arriviamo un po' al caso che ci interessa più da vicino, che è quella tipologia di redditi che invece non sono soggetti a ritenuta, come appunto i redditi provenienti dall'attività finanziaria, ad esempio di trading. In questo caso che cosa fare? Beh, in attesa, vi ripeto, di chiarimenti, è consigliabile fare una sorta di autocertificazione con la quale praticamente si attesta che i vari flussi incassati non rivestono appunto quei profili reddituali soggetti a ritenuta. Quindi, non faccio altro che avvisare il mio broker, ti dico guarda caro broker, cara banca, io dovrò ricevere quei bonifici, ma sappi che questi bonifici si riferiscono a questa fattispecie e che io ti autorizzo a non applicare alcuna ritenuta perché non rientra in quella fattispecie. In quel caso la banca sarà obbligata proprio a non applicarvi nessuna ritenuta perché l'avete esentata da questo adempimento. Quindi, tra l'altro, l'autocertificazione potrà riguardare appunto
o la generalità del, proprio dei flussi provenienti dall'estero, oppure anche uno specifico bonifico. Quindi io, nell'allarme generale capite che insomma poi alla fine, sperando appunto che sia una norma che probabilmente, se leggete il comunicato del MEF, verrà abrogata, tutto sommato tanto clamore per nulla, perché io personalmente per i miei clienti alcune già le abbiamo predisposte in attesa di capire che cosa succederà, però insomma chi opera con l'estero abbiamo già nel cassetto pronta l'autocertificazione da inviare per dirgli: caro intermediario, per i miei flussi dall'estero sappi che non devi applicarmi la ritenuta, perché non sono soggetto. Non sono soggetto perché? Perché lo avete visto da voi nell'elenco che vi ho fatto, evidenziato in giallo, non rientrano i redditi da attività di trading, quindi i redditi di natura finanziaria non rientrano proprio nella fattispecie oggetto appunto di questo prelievo del 20%. Abbiamo lasciato dei punti che volevi riesaminare? Guarda, c'era la questione del monitoraggio, più che altro solo per un piccolo cenno, perché il quadro RV è un po' quello che spaventa chi opera con l'estero, ma è relativo, perché insomma è un quadro informativo dove non si cerca un po' di inserire le eventuali attività che si possiedono all'estero. Questo perché? Perché fino allo scorso anno tutta la questione dell'RV era incentrata sulla problematica delle sanzioni eccessive, quindi c'è stato anche un richiamo da parte della comunità europea nei confronti del nostro paese, e questo ha portato a ristabilire insomma una norma più agevole anche in termini sanzionatori. E volevo giusto 5 minuti trattare questo argomento perché molte volte giustamente le parti confondono l'RV. Ma allora se io faccio un prelievo, un versamento, devo dichiarare? No, l'RV è un quadro soltanto informativo, non è un quadro reddituale. È un quadro in cui io dico: questi sono i miei attivi all'estero, e questa è la composizione, sono attività finanziarie, sono conti correnti, sono conto titoli, ed è un titolo informativo che serve appunto per monitorare le attività con l'estero. Da quest'anno ci sono delle notevoli novità che hanno per l'appunto ridotto un po' il carico sanzionatorio per chi omette la compilazione di questo quadro, e ci sono stati anche degli aggiustamenti che a favore anche del contribuente, perché fino allo scorso anno andavano dichiarati un po' tutti i trasferimenti e i versamenti fatti nei confronti dei nostri attivi esteri, quindi era un caos che a volte nel panico più totale, perché poi tra questi versamenti andavano in valore assoluto, c'era un limite, il famoso limite dei 10.000 euro, per cui se rientravo in quel limite non dovevo compilarlo, se superavo quel limite invece ero obbligato a compilare il quadro RV, per arrivare appunto poi al quadro sanzionatorio, perché prima c'erano delle sanzioni che andavano tra il 10% e il 50% degli importi non dichiarati. Insomma, non fare il quadro RV se si avevano attivi all'estero di una certa importanza ci si esponeva a sanzioni non del tutto trascurabili, per non parlare poi che era prevista una sanzione accessoria che francamente io non ho mai visto applicare, però c'era, che era una sanzione accessoria che oltre alle percentuali che vi ho detto c'era la confisca di beni corrispondenti al valore degli importi non dichiarati. Quindi era un quadro sanzionatorio che allarmava molti. Da quest'anno, post riforma, ma anche qui essendo delle sanzioni agevolative, vale il principio che è un po' cardine nell'ambito fiscale del cosiddetto favor rei, cioè significa che anche per omissioni pregresse attualmente dovrebbe essere applicato l'attuale quadro sanzionatorio, che è più agevole nei confronti del contribuente, ed è prevista una sanzione che dal 10 al 50 viene riportata dal 3 al 15% degli importi non dichiarati. Soltanto in caso in cui le attività che noi possediamo all'estero si trovano in paesi blacklist, eventualmente passa dal 6 al 30, ma parliamo sempre di paesi in cui non c'è uno scambio, ma oramai questi paesi, proprio, forse nelle Americhe, perché oramai lo scambio è diffuso. La sanzione accessoria finalmente è stata soppressa.
Quindi in sostanza anche qui gli adempimenti vanno effettuati, ma insomma non, nulla di allarmante. Anche il quadro sanzionatore è stato un po' rivisto, quindi le attività da Dal lavoro. Franco chiedeva l'importo minimo non dichiarabile a quanto ammonta. L'importo minimo non Non dichiarabile? c'è l'importo minimo, cioè nel No, in senso, realtà non c'è, però però guarda, nel senso guarda, ti che posso adesso non dare devi una. dichiarare più niente. Adesso io sempre per farla semplice, nel senso giustamente Fabio ci dà tutte le informazioni, però il punto che ricordo io poi la riduco sempre al trading. Certo. Noi siamo banca d'appoggio in Italia, quindi voi non dovete proprio fare niente, ecco, per questo. Comunque, per rispondere alla domanda di Gianfranco. Per rispondere alla domanda di Lanfranco, attualmente non c'è un limite, quindi anche se c'è un conto corrente, un deposito, tralasciando l'attività di trading, è appurato che non dobbiamo effettuare il monitoraggio, ma se ho un conto corrente all'estero, in teoria anche se ho 10 euro, e ad esempio il caso in cui anche lo chiudo nel corso d'anno, perché ci potrebbe anche essere il caso in cui lo chiudo nel corso d'anno, va comunque dichiarato, però vi posso dire che attualmente c'è una riforma in questo senso allo studio, che dovrebbe uscire a breve, che introdurrà in realtà, proprio per evitare un inutile aggravio in termini di adempimenti, fisserà un limite che probabilmente per i conti correnti o per le attività più comuni verrà fissato un limite intorno ai 10.000 euro. Quindi insomma, verrà fissato, ma quantomeno per non caricare di adempimenti inutili, diciamo, il contribuente. Però questo è attualmente la norma, per come è scritta, non c'è un limite. Quindi in teoria qualsiasi importo andrebbe dichiarato. Però restiamo in attesa, restiamo sintonizzati per capire l'evolversi di un po' di situazioni, perché attualmente pendente ce ne sono diverse. Perfetto Fabio, grande disamina direi sulla parte fiscale. Quindi Andrew diceva, quindi avendo un conto trading all'estero non rientra nell'obbligo di dichiarazione del quadro RW. La risposta è, beh, fino all'anno scorso sì, adesso no, giusto Fabio? Sull'RB, cioè dipende sul quadro. Noi abbiamo fatto sull'esempio, ecco, di Scott, che c'ha un conto di appoggio in Italia, ma se c'ho un conto all'estero, io gli obblighi, il monitoraggio fiscale dell'RB riguarda esclusivamente chi ha attività all'estero. Chiaro, Stefano faceva perfetto. riferimento a chi ha un appoggio, ecco, in questo caso io verso in Italia, prelievo in Italia, quindi le attività si presumono in Italia, pertanto non ho obblighi, perché qui parliamo di attività all'estero. Però se ho un conto all'estero, un conto corrente all'estero, ho partecipazioni, che ne so, nei confronti di una società, cioè delle quote in una società estera, quelle sì, vanno dichiarate, e vanno dichiarate appunto nel modulo RV. Un altro luogo comune che un po' mi veniva da ridere, quindi tanto sentivo chi diceva, ma tanto guarda, io ho un conto corrente, un conto trading all'estero, quindi essendo il conto trading all'estero, supponiamo che ne so, a Cipro, non pago l'imposta perché è conto Cipro, cioè se tu cittadino residente italiano, cittadino italiano che devi pagare le imposte all'erario in Italia, ecco, non è Sì, che non è assolutamente un discorso del conto dov'è, è un discorso di dove sei tu, cioè tu sei cittadino italiano, residente in Italia, paghi l'imposta in Italia, sì. No, ok? no, assolutamente. Tra l'altro, questo, per ritornare all'IFASE, visto che da noi, diciamo, vige il principio di tassazione mondiale, cioè se io sono residente in Italia, pago le imposte sui redditi ovunque prodotti, però molto spesso succede che alcuni redditi sono tassati anche nei paesi in cui io questi redditi li maturo. E qui logicamente non è che io pago le imposte due volte, c'è un principio assoluto che è quello della doppia imposizione. Quindi anche ove pagassi, ad esempio nell'IVAFE, se c'è una corrispondente imposta in un paese estero, quella stessa imposta che io pago all'estero, poi il fisco italiano mi dice te la puoi scomputare sull'eventuale imposta che mi devi pagare in Italia. Questo per dire che noi paghiamo i redditi ovunque prodotti se residenti in Italia, e ove li pagassimo anche all'estero ci viene riconosciuto comunque un credito d'imposta. Quindi non è che paghiamo due volte, ecco. Perfetto, quindi infatti approfitto anche di questo spunto di Gian Pietro che diceva grazie mille, molto esauriente. Io dico abbiamo approfondito proprio tutti gli aspetti fiscali, non solo nel trading. Quindi per riassumere, diciamo che l'imposta in Italia tutto sommato è molto più bassa anche rispetto Sì, a tanti altri paesi. Sono pochi i paesi che hanno il 20% soltanto di aliquota sostitutiva, come hai fatto notare tu. Quindi un altro vantaggio. È davvero, davvero molto bassa. Un altro vantaggio abbiamo visto del regime dichiarativo, che quindi non ci fa evitare di
pagare l'imposta prima e addirittura pagare un'imposta eventualmente per l'anno successivo. Esatto. E poi quello che vi dico, sfruttate eventualmente la conoscenza approfondita di Fabio, se avete ancora ulteriori dubbi o volete essere aiutati poi nella compilazione del quadro del reddito eccetera eccetera. Sì, tra l'altro, assolutamente, noi forniamo un servizio poi con private trading, di oltre di supporto nel trading, quindi nella formazione, nei vari aspetti un po' che riguardano questa attività, insomma, per seguire appunto l'utente nelle varie fasi, aspetti anche fiscali e legali, quindi assolutamente. Perfetto Fabio, vedo molti complimenti, poi te li giro. Grazie, così. Grazie. I tuoi contatti? Che ho evidenziato più volte, però bello anche se lo ribadisci tu. Sì, allora guarda, io ho il mio sito sul di studio, insomma, che è www.masterpro.it, che è quello istituzionale della mia attività. Qua dove c'hai l'ufficio tu? Sì, esatto. Poi c'è il mio indirizzo email, che è fabio.pauselli@privatetrading.eu. Perfetto, vi rilego nuovamente ancora in chat, che ho già fatto più volte, questo link, così l'avete direttamente. Ovviamente, come al solito, vi ricordo che tutte le opinioni espresse in tutti i nostri seminari, sia quelli più operativi oppure anche questo come più dedicato alla imposizione fiscale, sono sempre personalmente, non impegno in alcun modo su Swissquote, queste sono le opinioni espresse nel corso del presente seminario, ovviamente le opinioni, cioè non sono queste opinioni, ecco, disclaimer, diciamo sempre un po' così, questi sono dati di fatto. Potrà essere interessante ripetere eventualmente un seminario come questo nel caso poi ci fossero ulteriori sviluppi, ecco, magari sì, sull'imposizione, certo, fiscale, certo. Poi magari lo ripeteremo anche per aiutare qualsiasi persona ad adempiere i propri obblighi fiscali, però mi raccomando, appunto, non sottovalutate questa cosa, quindi il vantaggio del regime dichiarativo, quindi potete risparmiare davvero o guadagnare davvero molto tempo con il pagamento delle imposte, e per fare questo poi chiedete ovviamente a Fabio. Questo penso sia davvero molto importante da ribadire. Fai da te, insomma, un po' in questo campo è sempre un po', sai, perché sembra tutto semplice, però poi, insomma. Ma guarda, io farei un paragone con, tante volte parlando di trading, abbiamo fatto dei paragoni tra trading manuale e trading automatico, quando dico, ok, attenzione, quando volete fare trading automatico, se non sapete programmare, rivolgetevi a un programmatore, perché una cosa fare trading è una cosa programmare. Quando invece si parla di tasse, imposizione fiscale, rivolgetevi appunto a chi fa questo di mestiere, ecco, perché è normale che la conoscenza che può avere un commercialista è diversa dalla conoscenza che posso avere io, che non ho mai, che posso magari aver letto qualcosa, approfondito qualcosa, però non posso essere sempre aggiornato, anche perché poi di aggiornamenti in questo campo ce ne sono forse anche troppi. Quotidiani, però, anche troppi. Sì, forse. Sì, ci fa, anche lo Stato tende a volte a fare un po' di confusione. Non riesco più a leggere un libro normale, perché tanto ormai sono montagne di cose inerenti alla mia attività che... Gli occhi stanchi, perché poi anche il problema ultimamente dell'Italia, ormai degli ultimi anni, che cambiano governi, quindi poi ogni nuovo governo dice no, facciamo così, non facciamo. Infatti appena è caduto il governo Letta, questa cosa poi del 20% subito no, non la facciamo più, infatti. Bene, ottimo Fabio, ti ringrazio davvero molto. Grazie, ovviamente a metteremo a disposizione la registrazione alle slide, scriveteci a info@swissquote.eu. Grazie dell'attenzione, buona serata. Buona serata a tutti. E buon trading, e vi raccomando, buon plusvalenza a tutti.